Io mi chiamo Elisabetta De Fraia, sono iscritta alla CISL da circa 10 anni e dal 2010 sono RSA per la Fisascate di Cagliari. Precisamente lavoro nel settore multiservizi nell'impresa di pulizia dell'Università di Cagliari. Ho scelto di percorrere questa strada insieme alla CISL perché nel nostro settore ci sono stati sempre momenti di incertezza. Di crisi date dalla gara d'appalto, l'istituzione della Consip, che ha ridotto drasticamente le nostre retribuzioni. Per questo, secondo me, l'RSA ha un ruolo importante, all'interno dei luoghi di lavoro perché fa da tramite, comunicativo, tra il datore di lavoro e gli operai. Per me è un ruolo fondamentale perché poter vivere anche l'esperienza diretta sul posto di lavoro, parlare con i colleghi e poi riportare all'azienda le problematiche, ci tiene vicini, tiene il sindacato vicino ai lavoratori, anche perché sappiamo che i lavoratori confidano nel sindacato e quindi questo, comporta il nostro ruolo che deve essere maggiormente incrementato. Secondo me dovrebbero essere più presenti l'RSA nei luoghi di lavoro e dovrebbero avere maggiori conoscenze e maggiori competenze per dare sempre un supporto maggiore, ai tutti i lavoratori che confidano nel sindacato. Quanto è difficile conciliare i tempi del lavoro con quelli della sindacalista? Allora, fortunatamente essere RSA comunque comporta sì un impegno, però quando lo si fa con passione, perché si crede veramente in quello che si fa, si può conciliare tutto, ci si può organizzare sia con la vita privata che con l'impegno del sindacato.